Nel campionato di C-Silver di pallacanestro maschile, la capolista Virtus Matera osserva il primo di due turni di riposo e le inseguitrici tornano a farsi sotto. Supera il tetto dei 100 punti la scuola di basket Lecce, che batte l'Assi Brindisi per 107 a 79. Agli ospiti non basta un incontenibile Cvetanovic, miglior marcatore di giornata con 35 punti. Dopo l'intervallo, il vantaggio dei ragazzi di coach Leopizzi si fa progressivamente incolmabile e alla fine sono 4 i giocatori leccesi in doppia cifra, su tutti Kelmelis con 21 punti e Mocavero con 18. Campo amico fino in fondo anche per la pallacanestro Molfetta, che supera la Fortitudo Trani per 94 a 58. Regna l'incertezza invece nella sfida di Francavilla, dove a spuntarla è il Canusium per 88 a 84. Ospiti puntualmente avanti alla fine di ogni periodo, ma la squadra di coach Caforio resta in partita fino all'ultimo, con Di Giacomo e Canturek migliori cannonieri con 18 punti a testa. Sull'altro fronte ancor più ispirati Latella 22 punti e Dussels 20. A quota 10 sale il Barletta Basket, che si aggiudica la stracittadina contro la nuova cestistica Barletta per 84 a 58. 5 uomini in doppia cifra per gli ospiti. Murolo ne fa 20 contro i 25 di Diernik dall'altra parte, uomini di coach Curci sempre più ultimi in classifica. La vittoria della Pimonopoli contro l'Anspi Santa Rita Taranto per 66 a 61 infatti permette alla compagine biancorossa di lasciare l'ultima posizione in classifica.